L'alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica innovativa che attraverso l'esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini degli studenti. Essa permette ai ragazzi della scuola secondaria superiore di svolgere il proprio percorso di istruzione presso un'impresa o un ente del territorio. In questo video, noi studenti dell'IIS Volterra e Lia di Ancona abbiamo riassunto i concetti fondamentali di cosa rappresenta l'alternanza scuola-lavoro per il nostro istituto, svoltosi presso la raffineria petrolchimica API di Falconara Marittima, evidenziando come le competenze acquisite vengono concretizzate nel mondo del lavoro aziendale. Il liceo scientifico si è occupato prettamente di imparare a svolgere l'analisi del caso aziendale, in particolare della sua realtà lavorativa e storica, integrando l'analisi statistica dei dati presenti e passati e formulando ipotesi di andamenti futuri basate su calcoli statistici. L'azienda è un sistema che, in modo coordinato, dà vita ad attività e operazioni volte alla produzione di beni o servizi per il soddisfacimento dei bisogni umani. A cosa serve? Produce derivati del petrolio che usiamo come carburanti delle nostre auto ed energia elettrica per soddisfare il 30% del fabbisogno energetico delle Marche. Che caratteristiche ha? È una società per azioni, di natura privata, profit oriented, appartenente al gruppo API S.p.A. Dal 1933 ad oggi, API ha conciliato competenze ed entusiasmo, maturando l'esperienza e i risultati di un gruppo industriale privato tra i più importanti in Europa. In che settore opera? È un'impresa industriale che opera nel settore secondario. Al suo interno comprende i settori dell'informatica, della meccanica e della chimica. I nostri compagni, infatti, all'interno dell'ambito lavorativo, si sono trovati a stretto contatto con i loro rispettivi indirizzi scolastici, avendo la possibilità di mettere in pratica conoscenze e competenze acquisite a scuola. Rapporto con l'ambiente. L'attenzione che l'azienda dà all'ambiente si concretizza attraverso la ricerca, anche tecnologica, di una maggiore efficienza energetica, aumentando la capacità produttiva e limitando i consumi di risorse naturali e fonti energetiche. Mi chiamo Andy Bray e frequento il quarto anno di chimica dei materiali presso l'Istituto di Istruzione Superiore Volterra e Lia di Ancona. E ho svolto il mio periodo di alternanza scuola-lavoro presso la raffineria API a Falconara. Durante l'attività di alternanza scuola-lavoro presso i laboratori API sono stati analizzati campioni di greggio e i suoi derivati come benzina, gasolio, marine fuel oil e bitumi per analizzarne la loro qualità e i loro requisiti standard. Con la preparazione acquisita a scuola ho potuto svolgere in modo efficace l'attività di alternanza. Ho ritrovato ed utilizzato diversi strumenti presenti anche nei nostri laboratori. Questo mi ha consentito di migliorare in modo significativo la mia manualità e il mio apprendimento. Sono Luca Mariotti, frequento il quarto anno del corso di meccanica presso l'Istituto Superiore di Istruzione Vito Voltarelli di Ancona. Ho svolto la mia alternanza presso la raffineria API di Falconara. L'alternanza mi è stata utile per imparare e mettere in pratica soprattutto delle nozioni viste a scuola. Inoltre, nel settore meccanico, che è anche la mia materia di indirizzo, sono riuscito a vedere il funzionamento e farle funzionare io stesso delle macchine che a scuola ho studiato solo in teoria. Nel settore tecnologico, inoltre, ho utilizzato il programma AutoCAD, progettazione al computer, che mi è stato utile visto che è parte integrante del programma scolastico. Mi sento di dire che l'alternanza comunque è stata molto utile per capire che tipo di lavoro vorrei fare da grande e mi è stata utile comunque per chiarire le idee su quello che vorrò fare. Ora vedremo i nostri ragazzi che ci illustreranno i luoghi di lavoro e quali strumenti hanno adoperato all'interno dell'azienda. Marco Padovani, frequento l'Istituto di Istruzione Superiore Volterra Lia, specializzazione meccanica e qua ci troviamo nella sala combustibili della raffineria API di Falconara. Durante il periodo di alternanza scuola-lavoro abbiamo verificato il numero di ottano di alcune benzine tramite il motore a scoppio, qui presente. Mi chiamo Luca Sartini, frequento il quarto anno del corso di chimica presso l'Istituto di Istruzione Superiore Volterra Lia di Ancona. Mi trovo nel laboratorio dell'API dove si effettua un'analisi di routine sui prodotti finiti e non finiti. I campioni analizzati in questa parte di laboratorio provengono dagli impianti di processo e dai serbatoi. Qui abbiamo degli esempi dei prodotti analizzati in questo laboratorio, qui c'è del bitume. Qua ci sono dei gasoli, questa è del greggio e qui c'è un gas. Cosa pensa invece il personale dell'azienda, dei ragazzi e dell'offerta formativa scuola-lavoro?
l'azienda ha risposto in maniera entusiasmante al progetto dell'alternanza scuola-lavoro con le terreria, perché l'azienda ha bisogno dell'entusiasmo dei ragazzi, perché ha bisogno di attingere alle loro risorse, insomma. Con la preparazione dei ragazzi mi sono trovato molto bene, effettivamente già dai primi giorni, nel momento in cui venivano spiegate le nostre attività, loro capivano al volo perché già avevano affrontato queste tematiche a scuola. E all'interno dell'istituto, qual è il riscontro della dirigente riguardo il rapporto scuola-azienda? Perché l'API è una realtà importante nel nostro territorio da tanti punti di vista. Credo che sia un modo per i ragazzi di orientarsi, di capire dove va il mondo. È fondamentale secondo me perché li aiuta proprio, come dicevo prima, ad essere protagonisti e quindi a mettere in campo i loro talenti, ad andare avanti. Un'azienda, una società di quelle dimensioni, con quelle specifiche e con quegli ambiti di interesse, c'è bisogno di tantissime professionalità e quindi ecco l'accoglienza di diversi indirizzi di questo istituto. Per concludere, per noi l'alternanza, oltre ad essere stata una grande opportunità formativa, è stato il mezzo per comprendere come nel territorio l'azienda API ed in generale tutte le imprese locali siano radicate socialmente ed economicamente nella nostra cultura. Ci auguriamo perciò di essere in futuro fonte di risorse, metodologie e sviluppo, incrementando l'attività finanziaria della nostra provincia. Ma allo stesso tempo ci auguriamo che le stesse imprese continuino a dare la disponibilità ad altri ragazzi come noi di vivere un'esperienza di educazione al lavoro e cittadinanza attiva.